Ciao a tutti, sono Francesco Di Virgilio, lavoro nei trasporti. Negli ultimi anni, per colpa delle politiche neoliberiste, abbiamo assistito all'assalto di tutto ciò che era il servizio pubblico, cercando di mettere in cattiva luce il suo ruolo per poter agevolare l'ingresso dei privati nella convinzione che il privato è bello e tutto funziona perfettamente. Invece purtroppo non è stato così, i disastri delle privatizzazioni sono sotto gli occhi di tutti. Perché i privati, quando si muovono, lo fanno nel loro interesse e non in quello della collettività. Noi invece, al contrario, chiediamo maggiore attenzione a quello che è il servizio pubblico, iniziando dalla messa in sicurezza del paese, dell'ambiente, perché i disastri si presentano sistematicamente in qualsiasi periodo dell'anno, vedi le frane, le alluvioni, i crolli dei ponticelli. Siamo in difesa di una scuola pubblica che deve essere pluralista, accessibile a tutti. Siamo in difesa del posto di lavoro, dove già la crisi del 2007 ha falciato migliaia di posti di lavoro e fatto sparire tanti diritti dei lavoratori. Oggi il virus Covid-19 ha inferto un ulteriore colpo mortale, creando nuovi disoccupati. Inoltre, sempre il Covid-19 ha riportato alla luce un altro disastro, quello effettuato nel mondo della sanità, dove la sanità pubblica ha dovuto pagare a favore di quella privata. Mancanza di finanziamenti, tagli dei posti letto, tagli del personale, tagli di terapia intensiva. Dove, mentre invece si è favorita la sanità privata, chi al contrario non opera sul territorio, non fa ricerca e non fa prevenzione. Per risolvere queste situazioni, noi chiediamo all'Europa e all'organo competente, la BCE, di dover stampare moneta, circa, quindi finanziare con almeno circa 1.000 miliardi di euro a fondo perso, perché tutte le altre misure, vedi il MES, comporterebbe comunque, nel momento in cui bisognerà ripagare, restituire enormi sacrifici. L'aiuto agli altri stati è stato fatto anche già negli anni precedenti, in altre epoche. Vediamo la Germania con la fine della Prima Guerra Mondiale, con il risarcimento dei danni di guerra nella Seconda Guerra Mondiale, con la sua unificazione, Germania dell'Est con la Germania Ovest. I soldi in Italia ci sono. Sono distribuiti male, sono in poche mani. Gente che si è arricchita negli anni precedenti, accumulando ricchezza a volte anche senza scrupoli, impedendo la crescita del paese, spostando le fabbriche in altri paesi, spostando le sedi legali per poter, in altri paesi per non pagare le tasse. Bisogna avere il coraggio di andare a prendere questi soldi con una patrimoniale. Chi non la sta chiedendo uno Stato bolscevico, ma stranamente un'Europa liberale.